Ciao a tutti, questo è un nuovo video, benvenuti nel mio canale e oggi voglio fare un video acquisti haul pazzi veramente perché sono stata al Cosmoprof come avrete visto dal vlog e penso che il miglior modo per continuare una tipologia di video sia farvi vedere gli acquisti del Cosmoprof. Sì, ho fatto dei danni, cioè premetto proprio questo, ho fatto dei danni Cioè, non ci sta nell'inquadratura, vorrei solo dirvi questo. Questa era la busta che ci davano all'inizio del Cosmoprof. E che tutte avremo, ma la mia pesa perché dentro ci sono tutti gli acquisti. E ci sono anche dei cataloghi che ho preso, cioè ogni bancarella tipo ho preso i cataloghi perché li volevo. E allora, iniziamo subito. Pesco cose a caso, quindi non lo so. Cioè, non ho neanche guardato tipo i campioncini, le cose che mi hanno dato. Prima cosa che trovo è questa bustina qua di Sirio che mi ricordo che hanno dato appunto dei campioncini. E ci sono dentro anche dei volantini, se vi può interessare. Se trovo i link dei negozi ve li linko giù nell'info box se volete andare a farci un salto. E ci sono i vari loro prodotti che poi mi studierò perché vedo che ci sono veramente molti, molti prodottini sia alla cura della pelle che del viso che dei capelli, quindi ottimo. Sto pescando. Mi hanno regalato, esatto, una cosa che l'unica cosa che ho guardato è questa qui, che è un loro prodotto di Sephir, appunto. E insomma, si apre, a parte che il packaging è molto molto professionale, mi specchio io, vabbè. E dentro, a parte che c'è uno specchio bellissimo, che non vorrei accecarvi, ma ci sono due ombrettini molto molto carini, che la luce in questo momento non rende, però li svucciamo insieme. Uno, sono tutti e due molto shimmer, uno marrone e uno azzurro. Allora, prima vediamo l'azzurro. Io dico che la pigmentazione c'è. Allora, questi sono i colori. Questo marrone che sembra diventa un po' sheer, perde abbastanza i glitterini. E questo invece che non si vede troppo perché sono all'ombra, però ecco, vedete, si può usare anche come illuminante, però solo che ha dei riflessi azzurri, quindi magari è meglio come ombretto. Però molto molto bello, mi piace. Hanno regalato altre due cose. Una è una crema gel gambe per gambe leggere, il 20% di aloe vera. Effetto ghiaccio, gambe riposate toniche. Allora, voi una cosa che dovete fare è assolutamente dirmi cosa vorreste vedere recensito, che magari lo proviamo insieme. Io ovviamente recensirò tutto, cioè proverò tutti i prodotti che mi hanno dato e ve ne parlerò, sia nei preferiti che magari se mi sono piaciuti tanto o non mi sono piaciuti per niente in video a parte. Questo qui comunque è un gel di Equilibria e proverò anche questo. E l'ultima cosina è un aloe fibra SY pronto da bere, SY sta per Sirio, e pronto da bere, integratore alimentare di frutto oligosaccaridi e aloe per l'equilibrio della flora intestinale e la regolarità del transito, quindi proverò anche questo. Strano, tipo un integratore, cioè è un integratore. Quindi grazie Sirio per questi bei regalini. Continuiamo. Sono stata ad uno stand dove non ho comprato niente, ma sono stati stracarini. Mi hanno regalato una tazza. Se andate sul mio Instagram c'è la foto anche dello stand. Vi lascio il nome del mio Instagram qui, SugarFairiesAndDreams, come il canale. E la tazza in questione è questa. Tra l'altro anche impacchettata, veramente molto carina. E io e una mia amica l'abbiamo preso perché lei è amante delle tazze. Io, cioè, se mi regalavano qualcosa, quindi molto carina. E c'è questo cuoricione. Fatta così la tazza bianca, mi piace molto, la utilizzerò per le mie colazioni, merende e chi ne ha più ne metta. Con l'hashtag MyBeautyMug, Cosmoprof 2017, Worldwide Bologna, Beauty and Trends Professional, si chiamava lo stand. E quindi molto molto carine. Io e la mia amica l'abbiamo fatto perché ci sembrava un'idea veramente molto dolce e carina questa della tazza. Ci ha fatto conoscere anche un nuovo brand. Poi, allora, qui mi hanno dato un giornale che si chiama Informa Equilibria. E insomma, è un giornale con tante cose, tanti prodotti, recensioni, aiuti. Parla anche di Madonna se vi interessa. E insomma, sarà un giornale che leggerò sicuramente perché a me piace leggere queste cose. Mi hanno regalato dei gran sconti all'uscita che di 5 euro per sono ben 4, quindi alla fine sono 20 euro. Di sconto per dei prodotti di capelli, quindi andrò a fare un salto sul loro sito anche
E vedrò assolutamente se ha qualcosa che mi interessa. Passata anche dalla Essence, che purtroppo non vendevano, infatti sono rimasta abbastanza delusa da questo. Però regalavano questa borsettina qua che ho preso, perché non so, almeno un qualcosa. C'è scritto Celebrate 15 Years Life in Pink. Happy Birthday Essence, al loro compleanno il 15esimo. Insomma, tanti auguri, anche se comunque ci sono rimasta male che non vendevano e facevano solamente il lip gloss personalizzato, ma la fila, cioè usciva dalla fiera praticamente, quindi ho detto no, grazie. E vabbè, in ogni caso, volevo farlo perché l'ho visto in Instagram di altri youtuber che seguo e mi piaceva questa idea, solo che cavolo, veramente era lunghissima la fila. In uno stand separato dalla fiera, oltre a darmi uno sconto di 5 euro per LA Nature, che andrò a vedere sicuramente anche il loro sito per vedere se c'è qualcosa che mi interessa, ho comprato della Seventh Heaven tre mascherine, che tre mascherine venivano 5 euro. Quindi questa è la prima cosa che vi ho fatto vedere, Coco. Quindi questa nera è peel off e va a pulire bene i pori. E questa qui, che invece è azzurra, si chiama Ditzy Mac The Pack Hard Drying and Cleansing Mud, quindi questa pulisce profondamente e idrata. E poi c'è la Blemish Mud all'aloe vera, che è questa verde, e c'è scritto Deep Cleansing and Shooting, quindi questa leviga anche, fa una pulizia molto profonda. E mi sto molto appassionando dei prodotti per la cura, non tanto più make-up, più unghie, ma prodotti per la pulizia del viso, quindi infatti ho comprato molto più cose, non solo perché vendevano soprattutto per unghie e per pulizia del viso che per make-up al Cosmoprof, però soprattutto perché mi sono appassionata molto di queste pulizie viso. Mi hanno regalato sempre fuori dagli stand questo qua, che è un portachiavi da mettere al collo, che può essere sempre utile, quindi thank you. Poi ho comprato, allora, qui mi hanno regalato un volantino di Catrice che leggerò e un volantino di Heads Moving Hearts in the Zone. Non so se è trasloco tipo questo. No, no, sono. C'è anche la Benefit, quindi li leggerò molto volentieri. E in uno stand spagnolo ho comprato Bella Pierre Cosmetics, che vendevano tutto a 10 euro, cioè tutte le tinte labbra, 10 euro al posto di 20, quindi metà prezzo. E questa è la tonalità Kiss Proof Lip Cream Coral Stone. E adesso lo swatchiamo insieme. C'erano rimaste pochissime colorazioni perché tipo ho chiesto una più rosata, finito, poi parlavano in inglese, quindi ci sono un attimo rimasta perché non c'era scritto che era della Spagna. Allora tipo sono arrivata lì e sì, vorrei questa colorazione. E questa, excuse me, e io ero tipo cioè perché so parlarlo l'inglese, ma quando una ti parte così ti viene il panico se non sei abituata a parlarlo tutti i giorni. Quindi questo, a parte che fanno un profumo che è la fine del mondo, non so nemmeno descriverlo veramente. Però vi giuro, ne ho swatchate tre e sono andata subito col fazzoletto a toglierle e non riuscivo a toglierle perché rimanevano, cioè me le sono portate dietro tutto il Cosmoprof. Infatti sono andata al Cosmoprof non solo con un'unghia rotta, che mi sono accorta in autobus, questa qui, la bastarda, che mi si era tranciata a metà, e quindi piango appena fatta la ricostruzione. Infatti così ho fatto l'effetto marble. E veramente sono andata per il Cosmoprof con un'unghia a metà e con gli swatches che non riuscivo a togliere perché non ho trovato struccante da nessuna parte. E questa è la colorazione, si chiama Coral, appunto come vi ho già detto. Perché non lo trovo più? Cioè, vedete, io non posso fare la YouTuber perché l'ho letto qui. Coral Stone. Come? Sì, ma qua dove si legge? Ce l'ha scritto, no? Coral Stone, qua sotto. Infatti è un color corallo un po' aranciato. Non avevo un colore così, allora ho detto vabbè, non ci sono tutti gli altri, prendiamo questo. Tra l'altro hanno un packaging secondo me anche molto professionale, molto carino. Sono andata poi in uno stand che assomigliava a Lush, che finalmente svendevano tutto. Le bombe bagno non c'erano più, non c'erano veramente più. C'era la gente affollata davanti che le comprava tutte perché le vendevano tipo mi sa 2 euro neanche. Io ho comprato, invece sono andata da molto intelligente nel reparto skincare, visto che si erano tutte ammassate là dalle bombe bagno, e quindi dicevo no, no, andate pure voi, anche perché io non avendo la vasca non potrei comunque comprarle. Ho comprato di Bomb Cosmetics, questo è il sito, il Paradise Skin, che è a Rich and Moisturizing Face Cream, quindi è una crema
vellutante per il viso. Questa si chiama appunto Paradise Skin e allora sono, adesso vi dico quanto è di prodotto, 110 ml, quindi dai. E questa la facevano usare, giuro. Vabbè, questo comunque vedete è proprio una crema. Questo sa veramente di caramella, di vaniglia, di estate, non lo so, di qualcosa di tropicale. E invece... Dove è andata? L'altra cosa appena morta, che mi è caduta, è la Bomb French Kiss Clay Mask. Clay Mask, non so che ne devo parlare. Che è una maschera a viso. Questa qua sta di violetta in un modo incredibile. E la voglio troppo provare. Anche perché è tipo lilla. Dalla telecamera sembra abbastanza grigiastra. Ma vedete che sembra che va un po' sul rosino lilla. E... vi giuro che sa di lilla, di violetta, di lilla in un modo stratosfico, quindi vi farò magari anche una skin care. Adesso vedrò come organizzarmi con tutti i video che dovrò fare. Finalmente ho dei video da fare perché non mi viene mai in mente cosa fare. Se voi avete delle idee per dei video o qualcosa che vorreste vedere, vi prego, vi supplico, scrivetemelo sotto perché certe volte rimango senza idee e non so cosa fare, veramente, quindi aiutatemi anche voi. In questo modo abbiamo svuotato un bellissimo sacchettino che mi aveva regalato Catrice, che anche lei non vedeva assolutamente niente, quindi non so se amarle per il sacchettino o odiarle perché non vedevano niente. Intanto mettiamo questo, poi faccio il video, ma poi io devo mettere a posto tutto. Voi lì poleggiate a guardare il video, io dopo devo proprio mettere a posto tutto la mia makeup collection, la mia skincare collection, quindi avrò un po' di problemi visto che è tutto pieno. Allora, continuiamo con il sacchetto più grande. Sono andata da Silcare, che c'è anche il sito www.silcare.com, e qua ho comprato un sacco di roba per unghie. A 3 euro ho comprato i pad che li avevo finiti già da un pezzo, utilizzavo il cotone, e 3 euro ho detto lo prendo, cioè perché tanto mi serviva, quindi questo mi sa che lo posso anche già posizionare nei pad perché sono qui dalla mia postazione unghie. Ho comprato il Base One Cleaner di 570 ml a 4,50 euro. Allora ho detto no, cioè è più grande della mia faccia, ok? Io prima avevo questo e questo mi è durato tipo 3 anni, perché ne metto veramente poco, ce n'è ancora un po', ma mi stava finendo, ho detto cavolo, devo comprarlo, perché col Nail System Lisa mi sono trovato veramente bene per le unghie, per il cleanser, se qualcuno non sa che cos'è, è per togliere l'eccesso di gel, facendosi le unghie col gel, che rimane sopra quella patina appiccicosa, questo me lo toglie, non va bene l'acetone, c'è il cleanser apposta, e quindi l'ho preso. Tra l'altro voglio sentire se... ha un odore molto forte di tipo alcol, però si sente anche un po' di odore di fiori, quindi forse è profumato, e questo me lo metto subito qui nella mia postazione. Ho comprato una cosa anche per il viso, visto che vi ho detto che sono veramente in fissa, e questa è, se l'avrete vista tutti, questo voglio farvi un video recensione, di questa spugnettina qua, che non si vede assolutamente nulla, ma vi assicuro che, ecco, vedete, ha tutti i puntini, e questo serve per la microcircolazione del viso, e voglio provare anche questo, ovviamente è rigorosamente rosa. Mi hanno regalato, perché appunto svendevano tutto, mi hanno regalato una professional nail, una lima professionale, quindi anche questa la testerò perché sono molto curiosa. E ultimo prodottino che ho acquistato è stato la Sheep Lanolin Sock Off Remover, che è troppo carina. Io l'ho presa soprattutto per il packaging, a parte che il sock off mi serviva, perché il sock off, per chi non lo sapesse, è quello che toglie il semipermanente appoggiandolo sopra le unghie, e io avevo questo qua di Beauty Space Nails, che anche qua ce n'è abbastanza, però cioè, l'ho comprato visto che costava 2,90, allora ho detto prendiamolo. E c'è questa pecorella qua su, troppo carina, e 90 ml, insomma, ho voluto provare anche questo, e anche questo si può mettere via. Mi hanno dato, tanto io parlo che sono qua giù, mi hanno dato non 300 giornalini di più, questo della Peggy Sage, che quindi mi dovrò mettere anche lì a leggere, a vedere se ci sono dei prodotti che mi interessano, perché vedete,
proprio tanta tanta roba all'interno, quindi da leggere assolutamente. Un'altra cosa da leggere è di Lady Beard per le unghie. Un'altra cosa per le unghie è Orly. Un'altra cosa, questa è della truccheria, che ci sono anche tutti i corsi scritti, quindi me le devo un attimo studiare. Questo era il mio biglietto che voglio tenere assolutamente, custodirlo, perché l'ho comprato online e sarà, cioè, un bel ricordo. Questo invece l'ho preso perché è di Bella Pierre. Ecco, Bella Pierre è la marca di questo swatches qua che vi ho fatto, e ci sono tante cosine scritte, quindi l'ho preso, mi studio anche quello. Qui era uno stand invece coreano, infatti non ci capirò assolutamente niente perché è scritto tutto in coreano, in inglese, in giapponese. Però c'erano tutte le loro maschere, il loro sito, allora l'ho preso perché magari spediscono anche d'Italia, visto che erano al Cosmoprof, e me lo studio. Mi hanno dato, e questo era il peso massimo della mia borsa, tutto il catalogo della Peggy Sage. E quindi sono veramente molto curiosa di andare a vedere, anche perché la Peggy Sage è una buonissima marca e costa pari, diciamo, a Kiko, un pelo di più, ma costa uguale, cioè tipo i fard a 6,40, la base per l'incarnato a 15,05, quindi cioè ci sono veramente tantissimi prodotti e mi studierò bene anche questo catalogo. Ho preso all'inizio, all'entrata, il catalogo di tutti gli stand presenti al Cosmoprof e voglio vedere, per anche magari sbirciare nei loro siti e vedere qualcosina. Questa è la mappa della Cosmoprof, che terrò come ricordo anch'essa, ci sono tutti i ricordi. E qui c'è un di Whimpernwell, non so se riuscite a leggerlo, qui la scritta in rosso non la leggete, c'è scritto Welle, W-E-E-L-L-E. E facevano un po' di esposizione dei loro prodotti, soprattutto delle ciglia, per l'allungamento, per le ciglia nel flacone, per il balsamo per le ciglia. Insomma, voglio studiarmi bene anche questo nuovo brand perché mi interessava molto. E qui c'è NHS, che vendevano tutte le forniture per quanto riguardava le unghie, la ricostruzione unghie, e il sito è www.fornituraestetica.it. veramente forniscono a pochissimo, c'era tipo il rotolo del lettino a 3,70 proprio per le estetiste, il rotolo epilazione a 4,50, il vaso cera a 2,70, veramente, quindi ottimi prezzi e voglio fare un salto anche lì. Poi, come avrete visto nel vlog, io e le mie amiche siamo andate a Bologna e siamo andate alla Coin e a Sephora, e infatti ho fatto danni anche lì, cioè quelli che non ho fatto al Cosmoprof, che ero stata abbastanza brava per quanto riguardava il make up, perché sono entrata dicendo: Giulia, hai tanti prodotti, devi testare ancora tanti prodotti, devi finire tanti prodotti, devi usare tanti prodotti di make up, pensa di più alla skincare che ne hai pochi e li stai per finire. Bene, fatto Cosmoprof, bravissima Giulia, vado a Bologna. Cavolo, ma c'è la Coin, dati dentro, mi serviva una cosina di Essence, l'ho presa, la vedrete. Siamo andate da Sephora. Cioè, la brava Giulia lì è svanita nel vuoto, perché da Sephora ho fatto un po' di danni per 20 euro, dai, sono stata abbastanza brava, però... Cioè, sono stata brava perché non ho comprato make-up, a parte due cosine, però vabbè. E quindi iniziamo da dalla Coin, che... Allora, innanzitutto mi sono dimenticata una cosa, perché ho trovato dei campioncini qua dentro che mi hanno dato al Cosmoprof, che sono tre campioncini di crema uguale, che si chiama Atashi Cellular Cosmetics, e è una crema idratante, avevo letto ieri, dermologicamente testata, è alla gardenia questa crema, ed è anti rossori, anti sfregamenti, e... questi qui, tre campioncini, e li proverò assolutamente anche questi. E poi appunto siamo andate dalla Coin, che mi hanno regalato un campioncino di Sky di Gioia, Eau de Parfum di Giorgio Armani, che quindi testerò anche questo, perché sapete che sono in fissa per le profumazioni da una vita, sia perché sia che riguardino candele, che riguardino pure proprio profumi. Devo testarne tutti quelli che voglio, se mi piace il campioncino li tengo, li metto nel mio cassettino dedicato ai profumi, che quando voglio acquistare un profumo nuovo so che quelli mi sono piaciuti e quindi acquisterò quelli. Ho visto recensito, appunto, torniamo alla Coin, questa cipria qui di Essence, All About Matte, il Fixing Compact Powder,
di 8 grammi e l'ho voluta troppo provare anch'io. L'ho vista una volta che c'era, perché veramente non l'ho mai trovata. L'hanno fatta in questo nuovo formatino qua, perché io l'ho vista recensita in polvere libera. L'hanno fatta in questo formato ed è veramente trasparente, non si vede assolutamente, infatti non la vedete che l'ho messa qui. E fa veramente un effetto matte levigato, io l'ho provata sulla mano, quindi testerò anche questa, fatemi sapere se volete un test and tell. E niente, insomma, questo è quello che ho comprato alla Coin per 4 euro, mi sembra 3,50, 3,90, una cosa del genere. E poi sono andate bene sì da Sephora, che ho anche lo scontrino, quindi se vi interessano vi dico i prezzi. Allora, ho comprato una, sempre per skincare, mi interessava veramente da tanto, le nuove skincare di Sephora. Questa è l'acqua micellare di Sephora al cocco, che è proprio, questa è una micellare cleansing milk e sa di cocco in una maniera astronomica, per 4,90 euro non sono potuta resistere perché io amo anche tantissimo il cocco. Una cosa, poi l'ho pagata 5,90 sempre di Sephora ovviamente, e ho pagato appunto 5,90 per questa maschera qui di green tea, che era esfoliante al tè verde appunto per la faccia, e non sono potuta resistere anche a questa, in quanto lo scrub lo sto per finire, quindi voglio testare altre cosine e parlarvene. Mi hanno fatto sentire un profumo che anche questo metterò nei campioncini o comunque profumazioni da comprare, perché è buonissimo. Là non mi piaceva, adesso mi piace veramente tanto, forse perché là l'ho sentito che era molto forte ancora. E questo è Rose Goldie di Bulgari. E se andate in qualche negozio profumeria, andate a sentirlo perché è veramente buonissimo. E ultima cosina, non è vero, ultime due cosine che ho comprato è di Mercy Handy, il Black Vanilla, a 2,90 euro, questa qua, che per chi non la conoscesse sono dei gel per mani e sono la fine del mondo, a parte che li amo perché il packaging è troppo troppo dolce, troppo carino. Questa è la profumazione di vaniglia nera e cioè è la fine del mondo secondo me, ma le voglio veramente tutte. E ultima cosina che ho comprato a 10,90 e dal prezzo forse potrete già arrivarci anche voi, è la tinta Sephora, la numero 13, la Mauve, no, Marvelous Mauve, e io la amo, cioè l'ho vista swatchata da tantissime altre youtuber. Ho dei colori già molto simili a queste, ma volevo provare le tinte Sephora perché non le ho mai provate e niente, quindi l'ho dovuta prendere, cioè poi ho anche altre tantissime tinte Sephora da prendere perché voglio veramente testarle, e se mi piacciono andrò a vedere anche altre colorazioni che mi ero già segnata da swatches di video di altri youtuber. Quindi questi erano tutti i miei acquisti, le mie pazzie fatte da Cosmoprof. Adesso mi divertirò veramente tantissimo a mettere a posto. E ricordatevi di seguirmi perché metto ultimamente tante cose inerenti anche make-up e alle cose che faccio giornalmente, sia su Instagram, Sugar Fairies and Dreams, che ve lo lascio scritto qua da qualche parte, sia su Snapchat, che mi chiamo Giuliettina Inaina, e sì, lo so che non ho repeater, come W.Giugi, e qui su YouTube, se non siete già iscritti, iscrivetevi, vi mando tanti baci, spero che questo video vi abbia fatto compagnia e vi abbia fatto piacere. Scrivetemi nei commenti quello che vorreste vedere, quello che vorreste sia che io recensisca, sia dei video particolari o dei video che vi piacerebbe vedere comunque sul canale. Per tanti baci, prossimo video, ciao!